WXW West Side Extreme Wrestling. Ciao a tutti amanti del wrestling e bentornati sul canale YouTube del Lato Viola del Ring, ancora una volta con il vostro Draco per un nuovo appuntamento di Indie Nation, il format dedicato appunto al mondo del wrestling indipendente, un mondo che non gode di grandi coperture mediatiche così come di grandi fondi, tuttavia ha davvero tanto wrestling molto diverso ma comunque sia altrettanto bello al proprio interno. E già da diversi episodi, se siete stati attenti, abbiamo introdotto appunto il mondo della WXW, diciamo la più importante comunque sia compagnia strettamente europea facente parte dell'Unione Europea, vista appunto la sua origine e collocazione in Germania, che in qualche modo fin dal principio della sua nascita nel ormai abbastanza lontano 2000 si è concentrata sul portare un wrestling nel vero senso stretto del termine, che si discosta comunque sia appunto anche da altri prodotti presenti nella scena indipendente. È uno dei cavalli di battaglia con cui la WXW fin dal principio ha cercato di diffondere il suo prodotto e sono stati appunto i tornei. Una cosa diciamo che si ricollega molto all'ambito giapponese, al mondo giapponese del pro wrestling, con il quale la WXW negli anni ha collaborato saltuariamente, per esempio appunto con federazioni come la Dragon Gate o la NJPW, e appunto ha preso spunto da questo mondo per cercare in qualche modo di portare anche in Europa qualcosa che fosse decisamente un richiamo a un wrestling un po' lontano da quella che è la nostra, diciamo, concezione tipica di pro wrestling, ma che allo stesso tempo si sposava con la loro idea di wrestling. E i tornei appunto fin dal principio sono state una componente importante della WXW, ma altra componente importante è stata anche la varietà dei format con cui la federazione ha portato avanti il proprio prodotto negli anni. Nel video precedente per esempio vi ho citato il 60 Karat Gold, che in qualche modo lo si può considerare quasi come un grande festival del pro wrestling lottato, ma ve ne sono anche di altri comunque altrettanto interessanti. Infatti il Karat Gold si concentra sulla competizione singola, per la maggior parte comunque con protagonista degli uomini, anche se comunque sia da diversi anni anche alcune donne stanno prendendo parte al Karat Gold. Nell'edizione di quest'anno per esempio abbiamo avuto la presenza di Lufisto all'interno del torneo, che ha fatto anche delle performance molto interessanti, ma altre donne ci sono state negli anni passati, così come c'è stato anche un format esclusivamente dedicato alle donne, ovvero il Femmes Fatales, che ha avuto appunto origine nel 2016, è stato portato avanti negli anni e tornerà proprio in questo 2022 insieme a un altro format della WXW, sempre caratterizzato dalla componente del torneo, con diverse persone di ambo i sessi al proprio interno. Sto parlando del WXW World Tag Team Festival, che è andato a sostituire quella che era la Tag League originaria della WXW, anche questa che prendeva molto a riferimento il mondo giapponese nella sua concezione, nello specifico il mondo della NJPW, che appunto ha all'interno dei propri format proprio quello dedicato ai tag team. E la stessa cosa ha fatto appunto la WXW nel periodo in cui le compagnie si sono trovate a collaborare. La cosa è cambiata appunto quando la collaborazione si è interrotta, è stato cambiato anche il titolo e l'impostazione del format. Quella che non è cambiata è la volontà comunque della federazione tedesca di offrire anche con i tornei un prodotto quanto più variegato possibile, quindi appunto competizione singola per uomini e donne, competizione esclusiva per le donne e anche qualcosa dedicato esclusivamente ai tag team, una cosa che a mio avviso davvero è molto bella ed è un motivo in più ancora per seguire il prodotto della compagnia tedesca. Ed è proprio per questo, in conclusione, che vi rimando anche al video precedente dove vi ho indicato i modi per seguire la compagnia, e ancora una volta vi incoraggio a guardare quanto più wrestling diverso possibile, perché come già detto negli altri episodi fa assolutamente bene.